Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a Napoli l'attore Ennio Fantastichini, aveva 63 anni, da 2 settimane era ricoverato per le complicazioni di una grave malattia. Maria Barresi. Bruciate i miei capelli bianchi! E tu, tuono, che scardi di tutto! Ogni suo sguardo era un ritratto, attore incisivo e di grande carattere. Ennio Fantastichini entrava in ogni suo ruolo con quel piglio di chi il suo mestiere se l'era guadagnato con tanto studio e una forte determinazione. Figlio di un maresciallo dei carabinieri dalla provincia di Viterbo, dove era nato, si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e da lì non si ferma più. Un centinaio di film tra cinema e TV, senza mai trascurare il teatro. D'altronde aveva esordito a 15 anni in una difficile opera di Samuel Beckett. Il suo successo con Ferie d'agosto di Paolo Virzì non arriva per caso. Perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, sarà sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai quale. Ha lavorato con i più grandi registi, Ennio Fantastichini, da Gianni Amelio per I ragazzi di Via Panisperna, Giuseppe Bertolucci per il film I cammelli e poi per Saturno contro di Ferzan Opsetek, con cui lavora anche per Mine vaganti e vince il Davide di Donatello come migliore attore non protagonista. Ma perché non si vedeva questo? Io non lo capisco. Uno lo riconosce subito, uno no? Da come parla. Di lui non si possono scordare in TV il suo ruolo nella Piovra 7, indagine sulla morte del commissario Cattani, e quello nel film dedicato a Paolo Borsellino nel 2004, Il mostro di Firenze del 2009 e per finire il suo ultimo lavoro dedicato a Fabrizio De André. È quello che non c'entra niente.